Ma io Buongiorno! dico niente. Non dici niente, oggi farà una giornata bruttissima. No, non è Sì. vero. La porto in mezzo al mondo dei motori, al Motorbike Expo di Verona. Dai, che ti piace il motore? Andiamo a fare una cosa particolare, ma intanto sigla, va? Allora, siamo dentro, vi spieghiamo un po' che cosa facciamo oggi. Siamo ospiti di Davide Padovan e Marco Gioni di La Stand & Show Production. Che sentite che rumore, siamo in mezzo ai motori perché oggi saremo con loro. Vedremo tutto il Motorbike Expo attraverso una postazione molto privilegiata dentro l'area A di Motorbike Expo. Vabbè, io cosa devo dire? Hai detto tu? Non parli! Respiriamo un po' di gomma? Respiriamo un po' di gomma? Ho fatto ieri la doccia! Ah. Primo incontro di questa giornata rumorosissima. Ho il piacere di avere a fianco a me il più giovane, credo, al mondo pilota italiano, italianissimo, Emanuele Brighi. Come ti è venuta, bambino, di fare queste cose? Beh, allora, non è stata iniziativa mia, okay. Sono i miei genitori che mi hanno incoraggiato a iniziare a guidare. E da lì poi è nato che quando inizio a guidare, poi mi hanno iniziato, come che sono piloti, stanno, certo. Mi hanno lasciato fare quello che loro fanno anche adesso. Hai superato lo scoglio dei genitori che hanno paura, perché già lo fanno, per sì, cui esatto. Non hanno avuto quindi paura che tu andassi sui mezzi. Hanno sempre paura di me, però sanno che comunque mi alleno e adesso ho 17 anni. E avendo 17 anni sono già 8 anni che faccio questo lavoro qua. 8 anni! Cioè, è impressionante sapere, 17 anni già 8, cioè hai iniziato praticamente che non toccavi i pedali quasi. No, esatto. Come funziona una tua giornata? Perché comunque una giornata normale di un ragazzo di 17 anni è scuola, amici, cose. Come concili la tua vita privata con questo lavoro molto impegnativo? Allora, io a scuola ci vado lo stesso, però faccio dei corsi privati perché all'estero ho molte assenze, quindi me la cavo abbastanza bene. Sono al quarto anno, prossimo anno di quinta e dopo prendo il diploma di ragioneria. Praticamente non sai cos'è la parola vacanze, fondamentalmente. Sì, la vacanza è più d'inverno, però d'inverno siamo comunque in Spagna, che il parco è aperto. Tu lavori anche al parco di Madrid o lavori solo qui in Italia? No, d'estate in Italia. Poi in inverno, quando qui in Italia, andiamo là per gestire la situazione, se mancano i piloti. Nonostante che per te è la normalità perché ci sei nato in mezzo, hai mai paura? Sì, la paura viene sempre, però capita di sbagliare, però bisogna stare molto attenti perché non è molto facile fare questo lavoro, ecco. Guarda, io ho avuto il piacere di osservarti sia al parco lavorare, sia adesso qua dietro le quinte. Ho visto proprio il tuo cambiamento, cioè in pista ti vedo super concentrato, non ti lasci mai sfuggire un'emozione, vedo grazie. Sempre serissimo, mentre qua vedo una persona normalissima che ride, che scherza, quindi si percepisce la tua concentrazione. Oggi che cosa farai? Oggi siamo qua al Motorbike Expo di Verona, 27, 28 e 29 gennaio 2023, e siamo qua nell'area Stunt Contest, dove si ripeto sia la gara che lo spettacolo di scuola e pulizia, dove siamo noi più attivi in Abilandia. Mi sopporti un po' in macchina, posso certo, venire certo, con te? Certo. Adesso lo liberiamo perché ha pochissimo tempo, anche perché adesso in giuria c'è un sacco di impegni. Io provo a seguire un po' intanto, ma no, grazie, ci vediamo tra poco. Sì. Allora, nell'attesa dello show di Hot Wheels, di La Stand & Show Production, dove Emanuele andremo a vedere tutte le sue acrobazie all'interno della macchina, qui nella area di Motorbike Expo sta avvenendo un contest bellissimo, però i più bravi piloti al mondo di moto si stanno sfidando in evoluzioni, ma che sono spettacolari. Guardate un po'. Yeah.
ispirazione immersa nel mondo dei motori. Io voglio la salamella. Dire su YouTube io voglio la salamella non credo sia proprio consono. Potrebbe... La rifaccio. Io mi sto sognando e poi io con i crauti la salamella. Va meglio così? Va bene. Stanno preparando gli stuntmen e le attrezzature. La gara è finita, le qualifiche almeno della gara. Tra un po' inizierà lo spettacolo di Stuntmen Show, scuola di polizia. Quindi sempre così? Sì. Ho pezzi di gomma dappertutto. Emanuele è veramente, veramente bravo. Mi ha fatto salire sull'ultima scena. Io ho cercato di non parlare, non fare nulla per non farlo deconcentrare. Avete visto tutto voi, è un fenomeno, 17 anni, quello sopra la capote della macchina, era lui, complimenti. È arrivato il momento salamella. È lo spritz, eccolo. Stavi in Veneto, scusa. Giustamente, giustamente. Salsiccia mangiata, l'area a stanza Ben Show Production è momentaneamente in pausa, per cui ne approfittiamo per vedere un po' tutto il motorbike poi in generale. Io faccio un balletto oggi. Cosa vuoi vedere? Vai guida tu. Vai. Che ne so? Foto? Sono felice anch'io. Dici cricchetto. Marco dopo mi manderà quel paese. Per me questo è il cricchetto. Cricchetto per il cofano. Guarda qua! Il mio cofano! Mi sta alla perfezione! Cofano boia! Secondo incontro della giornata, lo conoscete già se andate a Mirabilandia e se avete visto i video nel nostro canale. Matteo vi ha portato nel video che avete visto in macchina durante l'Exclusive Experience. Ma che paura! So che tu fai dei corsi di stunt infernale. Si sa che non dovete farlo a casa, assolutamente. Però andiamo, facciamo un passo oltre. Se proprio volete farlo, andate da Matteo che vi insegnerà come farlo in sicurezza con macchine preparate. Esatto, è tutto per gradi. Ovviamente chi ha un livello alto nella guida della macchina, nello seguire il spettacolo di Mirabilandia, è perché comunque si è allenato e ha provato. Nessuno nasce pilota, ovviamente. Certo. Il corso di guida, il corso di drift, è fatto per insegnare le basi per guidare la macchina. Poi da lì, ovvio che l'esperienza e la capacità aumenta in base alle ore di guida. Io guardando da fuori vedo che gran parte del vostro tempo, oltre all'allenamento, è anche alla manutenzione della macchina per renderla e tenerla in sicurezza. Sì, ovvio, perché quando lavori a Mirabilandia o lavori nelle fiere, sai che la macchina deve essere al top, sai che usare la macchina tutti i giorni porta delle usure. È importante anche quando hai tante ore di macchina di guida, che nella guida riesci a capire dov'è il problema. Quindi riesci a fermare la macchina, esatto, prima di un potenziale incidente. C'è incidente, potenziale problema, o comunque anche quando le gomme, riesci a capirlo e sai che da quel momento in poi lì non devi più sgommare, perché hai il esplode. Problema che la macchina, che la gomma può esplodere. Questo è tutto manico, tu che senti questa sensazione manico. Della gomma. Vedi l'auto, culo sul sedile, riesci a sentire quelle vibrazioni che magari una persona non allenata non sente. In questa situazione dove non è la vostra pista, quanto è più difficile fare il vostro lavoro? Ma diciamo realmente
non ci sono problematiche, perché comunque hai un livello di esperienza talmente alto che effettivamente il posto in cui lavori non ti dà il problema o il dubbio se sia più facile farlo o no. Vai tranquillo, io per dire sono 22 anni che lo faccio, quindi ho una tranquillità. Chi non va da meno probabilmente ha una diversa tranquillità, sia del terreno dove vai a fare le fiere, sia di avere il pubblico, come oggi parlavano di 50.000 persone. Quindi noi da fuori vediamo che è tutto naturale, ma in realtà da dentro loro si scambiano costantemente segnali. Tutto è segnali, tutto è come se fosse una coreografia di danza. Esatto, sì. Sbaglio? Esatto, può capitare che nel momento in cui cambiano le dimensioni della pista, può cambiare. A livello coreografico, quindi c'è sempre il bisogno tra una macchina e l'altra di capirsi e far capire quale manovra dobbiamo eseguire. Se avete voglia di provarci, si può fare in sicurezza, chiamate Matteo e lui vi insegna come farlo. In sicurezza, aree chiuse. Stunt Experience. Pulizia, Mirabilandia. Vi lasciamo i contatti qua sotto, yes. Proseguiamo il giro. Grazie Matteo. Ah, grazie a te. Terzo incontro della giornata col padrone di casa, Marco Gioni. Ciao. Intanto grazie per avermi permesso di mettere piede a casa tua e di sbirciare. Casa di Verona. Diciamo nel tuo spazio. Ti vediamo a Mirabilandia a fare da tantissimi anni un sacco di manovre, sì. Però sappiamo anche che sei lo stunt coordinator di tutto il gruppo. Certo. Qual è la parte più difficile? Pilotare o gestire tutta questa? Gestire, sicuramente. Perché? Pilotare è il divertimento. Diciamo, è la parte meno impegnativa. Che voi fate a Mirabilandia non solo Hot Wheels, ma tutta la parte degli spettacoli completi tutta del parco. Direzione artistica. Quindi tu dirigi anche tutto il resto del... Diciamo, parecchio impegnativo. È anche in Spagna. Io, doppio parco. Doppio stunt show. Adesso faremo uno show di Batman. No. Come si crea uno spettacolo di stunt? Ah, bisogna avere molta creatività e guardarsi tanti film. Beh, giustamente. Voi fate 4-5 volte al giorno per 10 mesi all'anno le stesse cose, cioè diventa routine anche per voi? No, non dovrebbe mai diventare routine, perché avanti il pubblico ogni spettacolo deve trasmetterti l'emozione che devi. Al momento che ti diventa routine vuol dire che devi cambiare mestiere. Ah, proprio? Se devi regalare emozioni, nel primo ti devi emozionare. Tutti, vedo che ti emozioni parecchio, se dai una carica pazzesca. Adrenalina, emozione. Se al momento che tu non ti emozioni ti passa la così, vuol dire che non trasmetti neanche al pubblico. Che può essere stunt, può essere cantante, può essere attore. Stamattina ho avuto modo di parlare con il giovane talento, a cui ho chiesto che rapporto avete con la paura. Lui mi ha dato una risposta, adesso sono curioso di sapere. Hai paura quando vedi tuo figlio in pista? Beh, certo, c'è la paura perché ho il pericolo che è dietro l'angolo. Se manca l'attenzione, ecco, puoi diventare routine, puoi farti male. Marco, grazie. Continuiamo a sbirciare un po' il tuo grande mondo. Grazie, Marco. Ciao. Per la prima volta sono salita anch'io sulla macchina. Vediamo se non sto male. Ho un po' d'ansia, però ho detto vabbè, prima o poi devo provare. Pesante. Però vedi che meritava? Adesso ti tocca fare le montagne russe. No. Intanto un grazie immenso a Davide che ci ha fatto fare un'esperienza bellissima. Senza voce, sono cotto. Sì. Basta. Allora, quindi non lo facciamo parlare. Però faremo un video prossimamente dove gli facciamo un sacco di domande. Adesso voce zero. Faccio io la chiusura, va bene? Ok. Io sto ancora tremando, ma devo mettere che lui ha sempre avuto ragione. Merita, è un'esperienza particolare. Vedi che tu oggi sei venuto qua, non fai niente, vedi che devi provare. Però adesso rimaniamo con la promessa che lui farà una montagna russa. E io le faccio già.
cosa? Medie. No, devi fare quelle alte. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale. State crescendo nonostante la nostra assenza, e per questo vi ringraziamo tantissimo. Condividete più che potete. Se vi va, seguiteci anche sui nostri profili di Facebook e di Instagram. Dopo di noi trovate tutti i nostri vari profili. E ci vedremo alla prossima con un nuovo video. Ciao!